www.francescar.f attraverso Francesca R. 11 giugno 2023. Questa famiglia animica, diciamo così, è ricollegabile alle fusioni delle coscienze che poi in questo momento si sono di nuovo divise? Le fusioni sono due coscienze o più coscienze che hanno la medesima vibrazione, che non serve che siano più separate e quindi diventano un'una, un uno. Questo è diverso, è una coscienza che non è fusa con altre coscienze, è una coscienza che si manifesta in più persone contemporaneamente. E che rimane separata. Esatto, pur essendo una. Oh, questo concetto che è nuovo per quanto mi riguarda, perché non è stato detto e non è stato nemmeno accennato da altre grandi medianità? Perché la gente non era pronta? Perché non c'era una fratellanza animica? Perché non si era pronti ad avere un insegnamento ancora più preciso e diverso, perché tutte le esperienze e tutte le possibilità sono tante, ma è difficile comprenderle a fondo. In questo caso tutta la conoscenza di un certo tipo è stata ben acquisita, quindi ci è possibile introdurre nuovi concetti, tanto più che poi ci troviamo in un caso particolare con tutti i presenti della stessa fratellanza animica. Quindi perché a te è stato concesso, tu hai ritenuto giusto parlare di questo nuovo aspetto dell'insegnamento? Perché i tempi sono pronti per andare oltre e per spingere oltre la capacità conoscitiva di quello che si è, di come non lo potete rinchiudere e limitare in piccoli schemi, ma è molto di più. L'ho detto tante e tante volte, la porzione di un quadro, però dovete allargarla, la vista, fare tre passi indietro e guardare sempre di più di quel quadro. Non vi potete avvicinare a vedere l'insieme, ma sempre più una porzione più grande che compone il tutto. Sì. Il progetto spiritico di cui parlavano in altri luoghi è questo. È questo.